E bella a tutti ragazzi, io sono Cure e oggi siamo nel nuovo inizio serie di Pokémon versione rosso fuoco, ragazzi. Prima di cominciare, non skippate il video per l'amor di Dio, vi dico due cose importanti. Allora, è successa una cosa, un casino, il computer è andato, non so per quale X motivo, però è andato. Quindi, fino a fine settembre, se tutto va bene, se riesco a prendere il computer, non ci saranno video su Minecraft, quindi su PC. Ditemi se sotto nei commenti se volete che continui un attimo giusto per compensare la serie di Minecraft Pocket Edition e io continuerò come volete. Bene ragazzi, detto questo possiamo... Ah, e anche che non c'è la facecam, quindi pazienza raga. Quindi cominciamo subito. Sì, so già, inutile che mi fai tutorial. So già. Allora ragazzi, Pokémon lo sto facendo su telefono, appunto, che ho scaricato l'app My Boy e ho scaricato la pick up di Pokémon Rosso Fuoco, una cosa molto semplice da fare, una cazzata. Sì, lo so che sei il professor Oak, piacere, piacere, piacere. Prima di tutto parlami un po' di te. Allora, dimmi un po', sei una bimba o un bimbo? Direi una bimba. Bene, molto sexy. Ok, mi chiamo Genoveffa. Ci sta il nome Genoveffa? Spero di sì. Dai, raga, ci deve stare Genoveffa. Allora, no. No. Genoveffa, mi chiamo. Perfetto. No, perfetto un cazzo. Dai. Perfettissimo. Olle. Che bel nome, oh, ragazzi. È dal fine dell'800 quando si vede un nome così bello. Genovef, sì. Perfetto, questo è il mio nipote. È da sempre il tuo rivale. Perfetto, ragazzi. Verde. Si chiama Verde per caso, sì, perché l'erba del vicino è sempre più buona. Tag life. Quindi niente, stai per essere protagonista di una grande storia nel mondo dei Pokémon. Sì, andiamo, ti aspetto un mondo di sogni e di avventure. Ah, sono già a casa, perfetto, perfetto. Ci muoviamo, i nostri primi passi in Pokémon Rosso Fuoco. Veramente ragazzi, non avete idea quanto ho giocato a questo gioco, troppo. Bene, prima o poi tutti i ragazzi vanno via da casa, lo dice anche la TV. Il nostro vicino, il professor Oak, ti sta cercando. Che cazzo vuole, ma quel coglione? Allora, andiamo a vedere che cazzo vuole. Ah, Biancavilla. Professor Oak nel laboratorio. Ci sono quattro casi in croce, dovrei trovarlo subito. Ragazzi, non mi ricordo niente di questo gioco. Verde. Ciao, Genoveff, il nonno ora non c'è. Va bene. No, dov'è che era? Dovrebbe essere nella casa sopra, nella casa del professor Oak, se non sbaglio. Se non sbaglio. Ciao, Genoveff, il mio fratello verde è il laboratorio del nonno. Ho capito, però dove cazzo è il nonno? Dio santo! Allora, dai, cerchiamo subito sto nonno. Ah no, ah frate, dove cazzo sei finito? Questo chi è? Che cazzo guarda i cartelli? È quello giusto. Oh, guarda, guarda. Consigli utili, premi start per aprire il menu. Grazie. Complimenti Nintendo, non ci ero arrivato. Allora andiamo. Allora secondo me è per forza qua su. Ecco, infatti. Non andare. Perché? Fammi fare quel cazzo che voglio. Sono una bimba, mi chiamo Genoveff e posso fare. Ho il potere di fare quello che voglio. Hai bisogno di Pokémon tuoi che ti proteggono. Fidati di me, seguimi. Ah, io mi fido. Allora, ragazzi. Io so già cosa sta per succedere. Adesso mi farà il solito discorso da pugnettaro. Sì. Nonno, non ne posso più aspettare. Verde, fammi pensare. Ah, ora ti ricordo. Ti ho chiamato io. Un momento. Guarda, Genoveff, ci sono tre Pokémon qui. Ah, sono dentro la Pokéball. Ma va? Da giovane ero un allenatore di Pokémon, davvero in gamba. Modesto, signore. Ora che sono vecchio, me ne sono rimasti solo tre, ma puoi sceglierne uno. Ok, ragazzi. E nonno e io, un attimo di pazienza, verde. Ce n'è uno anche per te.
Ok ragazzi, stiamo per fare una delle scelte più importanti di tutta la nostra vita. Hai scelto il Pokémon di tipo erba? No, Bulbasaur ragazzi, io non l'ho mai preso. Allora, c'è Squirtle che diventa Blastoise. Ed è veramente figo Blastoise. Però, raga, io mi dispiace, sono sempre andato con Charmander e io rimarrò sempre su Charmander perché io adoro i Pokémon di tipo fuoco. Sì. Questo Pokémon ha veramente molta energia, è ovvio. Ricevi Charmander. Ragazzi, sono emozionato. Vuoi dare un soprannome a Charmander? Va bene. Lo chiamiamo Ugo. Ugo. Ugo mi piace. Ok. Cosa vuoi verde? Verde, io mi prendo questo. Ovviamente si prende Squirtle perché ragazzi, come ricordo in tutti i fottuti Pokémon che ci sono sulla faccia della Terra, l'avversario sceglie sempre quello a cui dà più fastidio al vostro Pokémon. Insomma, io prendo quello fuoco, lui prende acqua, io prendo erba, lui prende fuoco, io prendo acqua, lui prende erba. Se ti imbatti in un Pokémon selvatico, puoi lottare il tuo contro di lui. Con lui al tuo fianco non dovresti avere problemi a raggiungere la prossima città. Perfetto, ragazzi. Allora, mi fai finire di parlare? Mamma mia, oh dai, va là. Veramente? Di già? Boh, va bene. Le emozioni salgono. Il nostro primo scontro, ragazzi. Tanto adesso possiamo usare, mi sa, tipo solo graffio. Vai, Ugo. Ugo. È la tua prima lotta, vero? Sì. Beh, allora devo farti un'introduzione. Una lotta di Pokémon. Gli allenatori si sfidano. Sì, so già, so già. Vecchietto, ho giocato il triplo di te a Pokémon. Dai, va là. Forse però invece di tante parole è meglio una dimostrazione pratica. Dai, prova a lottare. Lotta. Graffio. Sempre quello, so. Ok, l'obiettivo principale di ogni lotta è infliggere danni all'avversario. Grazie. Ma perché appunto? Vabbè, grazie. I favoreggiamenti non si fanno. Graffio. Squirtle nemico usa azione. Bestia, mi toglie tanto però. Confronto a quello che tolgo io. No, mi sa che torniamo. Mi toglie. Bestia. Mi togli 6? A posto. A posto ragazzi, abbiamo vinto la nostra prima battaglia, yeah! Sono contento come la merda. 70 punti esperienza, mi sa che salgo anche di livello, esatto. Sei a livello 6. Hai avuto la meglio su verde rivale. Se vince tieni un premio di denaro e i tuoi Pokémon guadagnano. Ehi, giochi d'azzardo, guardate che... È un gioco d'azzardo, Pokémon. Ok, allenerò il mio Pokémon per rinforzarlo. Genove. Nonno, ci vediamo dopo. Ciao, fratmo. Io devo dirti qualcosa. Adesso il tuo piccolo Pokémon facendo lottare. Sì, però mi sono sbagliato. Ok. Beh, ragazzi, adesso ci dovrebbe essere. Basta, dovremmo essere quasi pronti, no? Non dovrebbe esserci più niente da fare. Ah, infatti, siamo già nel percorso 1, ragazzi. Allora, io odio quando... Perché trovo Pidgeov? Vai, Ugo, spaccagli! Tutto il mondo è contro di me. Allora, no, devo passare per forza di qua. Che palle, ragazzi. No, ho fatto la strada più lunga. Sono un coglione. Che trovo sempre... Oh, Rattata. Oddio, da quant'è che non vedo Rattata. Vai, Ugo, spaccagli il culo. Allora, usa graffio, sì. Bam. Selvatico usa colpo coda, cosa piuttosto inutile. Beh no, non è del tutto inutile, però io le tecniche, quelle colpo coda, cazzi e mazzi lì, non li uso mai perché le ritengo sempre inutili e punto sempre sulla cosa offensiva. Allora, graffio e boom. E Rattata è andato giù. Bene, 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 bene. Corrotto ci sta sempre. Salgo di livello ragazzi, siamo saliti al livello 7, dovrei sbloccare la mossa nuova. Le braciere, col braciere si fanno i culi. Col braciere si fanno veramente i culi. Però
Porca 3 di 1, dai. Che... No, non mi tiro indietro, voglio far salire il mio Pokémon. Sapete, ragazzi, il mio unico problema a Pokémon, che è un vizio ormai, diciamo, che io tendo ad allenare, puttana quanto toglie, tendo ad allenare esclusivamente un Pokémon, cioè uno, quelli che mi piacciono di più. Invece questa serie voglio allenarli un po' tutti. Quindi, ragazzi, perché io di solito ci avevo, mi ricordo quando giocavo a Pokémon, avevo, trovavo, catturavo tantissimi Pokémon, cioè completavo sempre il Pokédex, ecco, in poche parole. Ecco, siamo arrivati a Smeraldopol. Ok, completavo sempre il Pokédex, come vi dicevo. Però, alcuni Pokémon erano a livello 20, alcuni erano a livello 70, per dirvi. Perché comunque a me interessavano, facevo salire più i Pokémon che mi interessavano. Quindi invece, in questa serie invece voglio fare tutto il contrario. Ok, facciamo riposare il nostro Charmander. Poverino, si è spaccato il culo. Oggi ha fatto una bella giornata di lavoro. Arrivederci, grazie. Ole, allora, che cazzo c'è a Smeraldopoli? C'è il primo capo palestra a Smeraldopoli? No, ci dovrebbe essere anche il primo. Eccolo qua, quello che volevo io. Però le Pokéball mi sa che non le posso ancora acquistare. Arriva da Biancavilla, vero? Sì. E conosci il professor Oak, vero? Sì. È arrivato quello che aspettavo, glielo puoi portare tu? No, devo tornare indietro. Che palle, raga. Sì, te lo saluto. Ok ragazzi, dai, dico di tagliare questo pezzo fino a quando ritorno a Biancavilla. Eccoci tornati a Biancavilla, abbiamo il pacco da consegnare al professor Oak. Come sta il mio vecchio Pokémon? Bene. Ascolta, è passato un quarto d'ora, già ti manca. Devi averti lento come allenatore di Pokémon. Cosa? Hai qualcosa per me? Sì. Ti ho consegnato il pacco, così almeno puoi imbottirti l'uccello. Verde. Dai, però che brutto. Ah sì, devo chiedervi un grosso favore. Ah, questo è il Pokédex. Là sulla scrivania c'è una delle mie invenzioni, il Pokédex. Registra automaticamente i dati nei Pokémon visti o presi. È una specie di enciclopedia, lo so. Grazie. Per ottenere più dettagli sul Pokémon non basta vederli, li devi catturare. Usa queste per catturare quelli selvatici. 5 Oh, strumento sistemato nello scomparto tasca Pokéball dello zaino. Quando compare un Pokémon selvatico puoi catturarlo. Lo so, lancio una Pokéball, cerca di bla 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 bla
Dai, dai, dai che io voglio fare i culi, avanti. Che puttano che sei, che puttano. Allora, adesso possiamo ritornare a Smeraldopoli se non sbaglio. Sì, yes, sure. Ok, andiamo, no, andiamo verso Smeraldopoli. Ragazzi, io lo catturo, ve lo dico subito. Ecco, Pidge, a me piaceva tantissimo lui come Pokémon, diciamo. Allora, non intendo usare bracciere perché mi sa che gli faccio il culo, perché sai com'è, uccello, prende fuoco. Graffio, usiamo di graffio, fallisce, asci, sei scarso. Usiamo graffio così almeno, ok. Usazione, bella. Ok, io direi che possiamo usare la nostra bella Pokéball. Bam, usa. Genovef, usa Pokéball, ok. Dai. Bella ragazzi, anche il nostro primo Pokémon l'abbiamo preso, abbiamo preso PJ. I dati di PJ sono stati inseriti nel Pokédex. Pacifico che passa la maggior parte del tempo sull'erba alta alla ricerca di cibo. Ok ragazzi, abbiamo chiamato il nostro bel PJ Pennuto, perché è bello Pennuto. Artistico come nome. Allora, ok, allora io direi di arrivare a Smeraldopoli, vedere cosa cazzo succede là. E sa, io faccio fuga da questo. No, Rattata non lo catturo perché non mi piace, ragazzi. Non mi piace Rattata. Sì, dovrei catturare subito i primi Pokémon che ci sono, perché almeno mi faccio subito una squadra decente. Però abbiate pazienza, ragazzi. Non c'è questo stupido che sono un idiota. Rattata di nuovo, no, ce l'ho già. Pigliere. Cosa vuoi? Cosa vuoi della mia vita? Vai, Ugo, spaccalo. No, faccio fuga.
Scappo, scappo, sono un vigliacco, va bene, sono un vigliacco, non c'ho voglia di combattere. Ok, dovremmo essere a Smeraldopoli. Bella, 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 bella. Ok, adesso ci dovrebbe essere il capopalestra di Smeraldopoli, se non ricordo male. Chiesto nonno, avratmo. Oh, dopo il caffè mi sento meglio. Ehi, cos'è quella scatolina rossa? Ah, è un Pokédex. Beh, allora voglio darti una dritta. Tutte le volte che catturi un Pokémon, il Pokédex viene aggiornato automaticamente. Ma se non sai come si cattura un Pokémon, allora dovrei iniziare da lì. Ah, è tutto un pretesto per trombarmi. Appare Weedle selvatico. No, raga, io vi taglio questo pezzo, raga. Sì, sapete già, dai, ve lo taglio. Ok ragazzi, il vecchietto ha catturato il Pokémon, i miei complimenti, vero che sei molto buono. PokéTV, strumento sistemato nello scomparto, task strumenti base dello zaino. Si chiama PokéTV, è una sorta di guida filmata per gli allenatori di Pokémon. Grazie, grazie veramente per la mano che ci stai dando. Adesso però, prima devo far curare i nostri. Abbiamo anche curato i nostri Pokémini. E allora, adesso possiamo tornare a spaccare i culi. Io non so veramente dove devo andare. Di qua si va. Mamma mia, che pro, attenzione. Oh, pozione è una cosa che io uso tipo sempre. Io usavo sempre iper pozione, super pozione quando ero in crisi con i capi palestra. E veramente percorso 22, ma secondo me c'è qualcosa di più a Smeraldopoli che non ho visto. Non può essere finita lì. Penso, cioè, che io ricordo, cioè non dovrei ricordarmi così male che Smeraldopoli è già finita. Infatti, allora, fra, dimmi che il capo palestra non ci sta. È sempre chiuso, mi domanda chi sia il capo. Ah, sì, me lo ricordo, raga. Quindi mi sa che dobbiamo cercare il capo palestra. Allora, andiamo subito a vedere al prezzo 22 dove sta il capo palestra. E vediamo se magari in questo video riusciamo anche a scontrarci con lui. Ah, sì, che bel percorso. So che la strada giusta è quella di sopra, lo so ragazzi, lo so. Però voglio vedere cosa c'è. Che culata, che chiavata, che chiavata. Ok ragazzi, siamo tornati sulla retta via. Oh, bella, bella, non abbiamo trovato nessuno. Dai, verde, cosa vuoi ancora? Genova FC, stai andando alla Lega Pokémon, figuriamoci. Ancora. Scommetto che non hai neanche una medaglia, se non hai tutte le medaglie la guardia non ti farà mai passare. A proposito, sono più forti i tuoi Pokémon ora? Allora ragazzi, io gli rompo il culo perché vabbè, a me i rivali sono sempre stati un po' sul cazzo. È il turno di PJ, mandato in campo da verde. Ah, oh, vabbè, PJ io lo brucio subito. Livello 9! Livello 9. Barciere. Mi toglie abbastanza, eh? Raga, siete pronti a vedere uno dei fail più belli che ci siano in Pokémon? No, perché io lo chiavo e uso pozione. Su Ugo. Ugo, usa pozione. Perfetto. Raga, la vedo veramente di merda. Non usarmi, azione di nuovo. Oh, ok. Ok, braciere, braciere, ti prego, fai brutto colpo, ti prego, braciere. Dai, braciere. Dai. Raga. La vedo veramente brutta, la vedo veramente bruttissima, ragazzi. Bene, PJ è andato giù, però veramente è stata merda. Il mio Ugo riceve 500, 505 punti esperienza. Sarà a livello 8. Vabbè, ho recuperato un po' di vita. Squirtle, che palle. No. Che livello sarà? 93? Che livello è? 90? 9, tutti e due 9. Bene, bene. Graffio, 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 graffio. Non faccio niente. Braciere. Non mi faccio un cazzo con braciere. Raga, primo fail della serie. Primo fail della serie. Allora, manda in campo. Mi rompe subito il culo con Squirtle, sicuro. Azione. Fine. Azione, dai. Azione, no, mi rompe, mi rompe, mi rompe, mi rompe, mi rompe, mi rompe. Ragazzi, abbiamo perso la nostra prima sfida. Minchia, non mi ricordavo di essere così sega.
No, vabbè, devo allenare un po' di più i miei Pokémon, quindi. Lo so che vinta la verde rivale, già non mi paga 64. Ho perso dei soldi. Sono povero. Ora rimetterò in sesto la tua squadra. Allora, ragazzi, io direi che andiamo un attimo ad allenare Ugo, non mi ricordo mai il nome. Andiamo ad allenare Ugo per portarlo a livello 10 minimo. E sì, anzi, prima vado a comprare qualche pozione che mi serve. Ok, andiamo a comprare subito qualche pozione che ci serve. Tanto i big money dovremmo averli. Cioè, non ho un cazzo, però dovrei averli un po'. Allora, salve, posso essere d'aiuto? Compra pozione 300. Ne voglio due, dai. Due perché sono povero. Due, sì, ne voglio due, ne voglio due, ne voglio due. Sì, grazie. No, non ne voglio più, grazie. Grazie. C'è qualcos'altro che posso fare per te? No, ciao. Torna a trovarmi, certo. Dai, mi sono sbagliato. Ok, ragazzi, allora abbiamo acquistato anche le nostre due pozioncine. E io direi subito di andare a allenare un attimo i nostri Pokémon. Allora, andiamo ad allenarli. Tipo, voglio portare almeno Charmander a livello 10 e portare anche Pidgey a livello magari 9. No, 9 no, perché non ce la faccio a livello 9. Però forse Ugo dovrei portarlo a livello 10. Usiamo subito Bracciere, così ce lo vediamo dal cazzo. Sto lavoro in merda. La Pantegana c'è sta che mi sta attaccando. Bella. Usa azione. Ma azione è una mossa che non è neanche scarsissima. Se hai Pokémon di livello alto, azione è buona, toglie abbastanza. Riceve 24 punti XP. Ok, ragazzi, scusate, ho appena finito di mangiare. Capita, capita. Rattata, sempre lui. Ok, vai Ugo, vai Ugo. Allora, braciere, Ugo usa braciere, attenzione. Oh, attenzione, braciere, attenzione. Wow. Mi toglie abbastanza, Mi toglie veramente abbastanza piacere. Graffio, ok, dai, adesso dovrei salire a livello 9, mi sa, se tutto va bene, se tutto va bene. Bella, livello 9. Sale a livello 9. Quando è che sblocco la mossa nuova? Già a livello 10? Non me lo ricordo mai, raga. Non mi ricordo mai a che livello si sblocca la mossa nuova, io non mi ricordo. Ah. Poi ragazzi, le evoluzioni, io ragazzi mi emozionavo quando facevo salire i miei Pokémon, quando facevo evolvere i miei Pokémon. Ah beh, lotta molto combattuta questa. Esausto, ricevo 15 punti. Vabbè ragazzi, direi di tagliarvi un po' questo pezzo fino a che salgo a livello 10 con almeno Ugo. Sì, siamo tornati, abbiamo il nostro Ugo a livello 10 e pennuto, lo faccio salire al prossimo episodio perché ho visto che siamo quasi oltre la mezz'ora di video. Bene ragazzi, se questo primo episodio della nuova serie di Pokémon Rosso Fuoco vi è piaciuto, vi invito a lasciare dei tanti pollicioni in su e di iscrivervi al canale ovviamente, di passare alla pagina Facebook e Instagram e Cure.